ragazzi, siamo i Grans e siamo tornati qui con un nuovo video. Oggi siamo di nuovo su Il Segreto, il grandissimo Il Segreto. Ma bando alle ciance, andiamo subito a cominciare. Perché? Perché i segreti aspettano, sono caldi, sono bollenti e sono qui per noi. Ho scambiato di nascosto la scheda. No, questo è un segreto nerd, non mi piace. Quando ero piccolo, 12-13 anni, mi facevo mio cugino quando avevo voglia. E ancora adesso mi fa schifo perché era brutto. Infatti non sono gay. Infatti ho una relazione con una ragazza bellissima da 5 anni. Non ha senso, non, cioè, se... non ha, cioè, proprio senso. Ma perché altro, cioè, si convince da solo, capito? No, ma è tipo bipolare, capito? Cioè, bipolare che... Arco di... No, comunque, se, cioè, bello è che lui cerca di convincersi nel corso del segreto, capito? Prima fa, no, però era, mi sono fatto mio cugino, però era brutto, però adesso sto con una ragazza, quindi... Non sono gay, vabbè, sì, è giusto. Aiuto! Siamo qui, eccoci. Aiuto. Mi vergogno seriamente di andare da un ginecologo, ma sto cadendo in depressione a causa delle palline di grasso, brufoletti, peli incarniti e brufoli giganti. Che ho sulla... No, zitto, basta. No, mi sta venendo umida la carcola. Questi spesso esplodono e puzzano, ho avuto proprio l'immagine. Ti immagini? Ieri ho bevuto un bicchiere di vino di troppo. No, ho bevuto un bicchiere di vino. Ah, ho bevuto un bicchiere di vino. Ho bisogno di dirlo a mia mamma, ma se lo scoprisse non mi farebbe uscire più. Ma voi siete comunque disagiati, seriamente. Per allora io ieri che mi sono fatto una pera, che devo fare? Quando cago, poetica, mi metto in normale posizione. Mi metto al contrario. Non mi metto in normale posizione, ma mi metto al contrario. Come fa? Cioè, si abbraccia la tavola? Che cazzo? No, si mette, penso che verso la tavoletta, capito? Cioè, tipo a cavallo. E si abbraccia. Fa, che cazzo, cioè, come fai a cagare così? Due cinesi fa ho fatto sesso. 2 mesi fa, sì. Con mio cugino. Pure io. Cioè, con tuo cugino. 2 anni fa, tipo. Con tuo cugino. Con mio cugino. E ieri ho scoperto di essere incinta. Evidentemente si è rotto il preservativo. Ora come faccio? Ora sono cazzi tuoi. Vero, senza, sì, parola, perché mo te nasce pure ritardato il figlio. Ah, beh, la cosa che si... No, resta. Perché il cugino è un coglione. Ah, ok. Non è perché fa meno, perché è un coglione proprio. No, perché è vero, c'è, cioè, quella cosa. Bevo 12 caffè. Bevo il caffè 12 volte al giorno. Non riesco a smettere. Mori. Insegno in una scuola praticamente solo maschile. Mi vesto in modo succinto e mi atteggio a zoccola con i miei studenti, con battutine ed altro. Mi piace da vedere l'imbarazzo e il disagio, però non mi sono mai spinta oltre. Perché se la cessa, magari. Peccato se ti spingevi oltre nel burrone. Se, oltre nel balcone. Ho una ragazza che la amo. Ho una ragazza che la amo. Che la amo tantissimo. Tantissimo il segreto? Ami tantissimo il segreto tu. No, più che altro. Ogni volta che tantissimo è... il segreto, ogni volta esco vado a puttane. Cioè, non ha senso. Sentiamo talmente tanto che. Che non... vado a puttane. Cioè, che quando lo stimolo devo farmi un altro. Ho una fissa. In base al colore del libro scelgo il quaderno. Cioè, tipo, che ne so, il quaderno di Aliano è blu. No, il libro. Il libro di Aliano è blu e lui il quaderno di Aliano è blu. No. Magari, che ne sai? Ma che stupido. Magari un colore che ci sta bene. A parte che blu e rosa fanno cagare insieme. Dici. No. Sono entrato un giorno in banca per... Ho fatto per, fermi tutti. Io stavo a dispolverare. Sono entrato un giorno... Che cazzo ti ridi? Sono entrato un giorno in banca per prelevare. Con la pistola, non l'ha messo però. E non mi sono accorta di avere il casco. Oddio! Una delle commesse è uscita per qua dicendomi di togliermi il casco, perché era suonato l'allarme e stavano per chiamare i carabinieri. Mamma mia, quanto sei esagerato. Oh, fermi tutti, questo è un prelievo. Un giorno voglio entrare a manca e fa: fermi tutti! Devo cagare. Che figata. No, però dovremmo fare fermi tutti, questo è un prelievo. Sì, così poi ti arrestano veramente. Perché? Se dici fermi tutti in banca, ti arrestano. No, ma che... Fermi tutti! Perché sono cascati gli occhiali. Ti immagini, comincia a girare nave, io ho paura e faccio fermi tutti. C'è un'ave. Se mi dà la guardia giurata. C'è un'ave, fermo. Non volevo. Fare un video, entriamo in tutte le banche e famo fermi, sì, tutti, c'è un'ave. Poi ci restano, però. Poi dopo famo come entrare a Regina Celi, però. Vai. Prima di farmi la doccia, sì, appena entro mi piscio in faccia. Una volta l'ho bevuta. Poi ovviamente mi lavo per bene. Sempre la doccia, mi metto il balsamo in tutti i punti del corpo, anche il sedere. Vabbè, boh. Una pulita. Comunque. Vorrei comprarmi una pompa per il pene, che in teoria mi aumenta le dimensioni, perché penso di non averlo molto grande. Vorrei sentire il vostro parere. Sono curioso. Allora, guarda che se fai una faccina buffa, il benzinaio ti presta la sua di pompa. C'è bisogno di comprarla. Risparmia di usare l'aspirapolvere. Quando sono solo in camera, prendo gli orsacchiotti e me li metto nelle mutande. Poi sfilo davanti allo specchio immaginandomi di avere il pacco. Che cazzo di problemi avete voi? Donne. Tu.
In cerca di peluche. Mia madre da piccolo mi metteva del peperoncino sulle mani per non farmi grattare il culo. Io pensavo per non farmi mangiare le unghie. Il segreto è che a me piaceva e che grazie a lei ora è diventata una dipendenza. Non posso più smettere di grattarmi il culo col peperoncino. È una sorta di feticismo. Ma che cazzo? Mi sgrido e pulisco. Oggi è l'apoteosi. Non è solo autocritica, del tipo per ogni giorno in cui mi masturbo mi ritiro il cellulare. Cioè se ritiro il cellulare. Oh, basta, basta, non ti do più il cellulare. Come si masturba? No, ti prego, dai. No, no, ti ho detto di no. Immagini si gonfia da solo questo. Oh, faccio che merda, ma come deve... Oh, stronzo, guarda che te meno, Quando ero piccolo pensavo che i fulmini erano dei flash di fotocamera. Quindi ogni volta che pioveva c'erano i fulmini, sorridevo. Pensando che mi facessero una foto. No, comunque oggi la quantità di idiozia che c'è su un segreto è fantastica. Ma lo immagini? Sì, capito. Si mette per il balcone e poi muore. E poi il video va, ho detto sto coglione, vedeva. Sta più la pioggia. A volte non, se non so che fare, tiro i sassi sul cane. Dei non ce la faccio più. Esco spesso con un amico, la sua ragazza e altri. Lui si lamenta con me perché lei è timida e non vuole baciarlo davanti agli altri. Il segreto è che io me la scopo, si vergogna di farlo quando ci sono io. Ah, questa siamo tornati un po' nella normalità. Sì. Almeno questo qua non si mette in posa per quando ci sono i tuoni. Mia sorella non si... Allentari! Allentari! Alle elementari! Presi le forbici con la punta arrotondata, fatto, e mi tagliai il grembiule, dando la colpa al mio compagno di banco che mi stava sul cazzo. Fu sospeso una settimana e quindi bocciato. Sì, certo, alle elementari. Ma vaffanculo. Io ho visto gente ammazzare altra gente e non l'hanno sospesa. Quando ero piccola, a 6-7 anni, avevo un pescino d'acqua dolce. Il punto è che ero convinta che io avessi bisogno del sale come tutti i pesci. Quindi mi reco in cucina, prendo il sale e lo butto nella vasca del pesce. Non voglio dire come l'ho trovato il giorno dopo. Il bello è che nessuno lo sa. Come l'ha trovato? Marinato? Cioè. Sì, infatti, poi magari sei pure magnato. Comunque, ragazzi, anche questo episodio di In Segreto. Che se fa? Allora, ragazzi, questo video. Allora, anche questo video è finito. Se vi è piaciuto, lasciamo 5.000 like. Come sempre, ci becchiamo al prossimo video. E speriamo vi sia piaciuto. Dai, ragazzi, è tutto. Ciao.